Cristiano Malgioglio privilegiato? L'accusa di Ignazio Moser al GF VIP. Grande fratello VIP, Ignazio denuncia i vantaggi di Cristiano Malgioglio. All'interno del GF VIP, i concorrenti del reality di Canale 5 non sembrano ormai conoscere più la calma e la tranquillità. Se la cena di ieri sera, fatta subito dopo la diretta con Ilaria Blasi, non è stata delle migliori, quella fatta qualche ora fa non è stata da meno. Il tutto è cominciato grazie a Cristiano Malgioglio, o meglio, dai vantaggi che il reality sembra concedergli. Tutti i concorrenti della casa più spiata d'Italia hanno approfittato della cena per poter parlare con il cantante, chiedendogli se sente ancora il bisogno di andare a dormire da solo dall'altra parte della casa. Il paroliere di Mina ha prontamente risposto rivelando che possiede un metabolismo lento, difficile da adattare a nuove abitudini e per questo motivo ha bisogno di continuare con un certo tenore di vita. Le affermazioni di Cristiano Malgioglio hanno infastidito Ignazio Moser, capitano di questa settimana, che ha trovato ingiusti i privilegi che il GF VIP ha concesso esclusivamente al paroliere di Mina. Ignazio Moser, per favorire la sua tesi, ha portato l'esempio di Ivana, la modella cieca del reality, che aveva esigenze legate a bisogni intestinali. Tali esigenze, secondo il figlio di Francesco Moser, sarebbero state ignorate dalla redazione del reality. Ignazio Moser contro Cristiano Malgioglio, la rivelazione sciocca al GF VIP. Stamattina i concorrenti del Grande Fratello VIP sono stati penalizzati dalla produzione del reality, poiché Cristiano Malgioglio non ha rispettato le regole del Frezze, il famoso tormentone del programma. Il budget dei protagonisti dello show è stato ridotto di 40 euro. La notizia non è stata accolta nel migliore dei modi, tant'è che poche ore fa Ignazio Moser ha parlato direttamente con il paroliere di Mina, rivelandogli insieme agli altri concorrenti tutti gli atteggiamenti che proprio non gli vanno giù. Secondo Ignazio Moser, la colpa non è di Cristiano Malgioglio, ma della produzione del Grande Fratello VIP che esaudisce ogni singolo desiderio del paroliere di Mina. Le intenzioni dei ragazzi della casa più spiata d'Italia non erano quelle di accusare Cristiano o la produzione, ma quelle di trovare un punto di incontro e di essere uniti all'interno del gioco. Purtroppo, tra una parola e l'altra, il discorso è andato man mano a degenerare. Malgioglio ha detto ai suoi compagni che sicuramente ne riparleranno lunedì sera in collegamento con Ilaria Blasi. Sono soltanto false impressioni o Ignazio ha ragione?